visione del paese, su una comune visione dei problemi e che sia in grado con questa alleanza. Noi abbiamo la differenza fra noi e il centrodestra in questa campagna elettorale e le regionali, e questa mi dà l'opportunità di parlare anche delle cose che riguardano i territori, è che noi realtà per realtà abbiamo cercato, dopo il nostro congresso con la guida di Bersani, di costruire delle alleanze che sulla base di questi presupposti concreti dei problemi che riguardano i cittadini del Piemonte piuttosto che della Puglia si proponessero come alleanze di governo. Invece il centrodestra ha ritenuto di dover riproporre in maniera schematica l'alleanza di governo nazionale, ha puntato dall'inizio ad una campagna elettorale che non discutesse dei problemi del Piemonte, della Lombardia, della Puglia, ma il referendum su Berlusconi. Vedremo gli effetti di questa scelta politica. Aiuti, a me pare 11 di queste regioni sono governate da loro. Sì, erano... Tutto quello che è successo della magistratura, eccetera, ci toglie le prime pagine e quelle che sono le inchieste televisive dal potere parlare e dire quello che ha combinato la sinistra in questi 11 territori, soprattutto sul piano della sanità, dove mi pare, io prima non ho detto nulla, ma sul piano della sanità non è che siete andati molto bene a fronte di due regioni del nord, la Lombardia e il Veneto, che sono un modello per la sanità. Però forse i cittadini piuttosto che quello che non ha fatto l'avversario vorrebbero sapere quello che volete fare voi, no? Mi perdoni, purtroppo in questa campagna elettorale non abbiamo sentito una parola sulle proposte. È una colpa di tutti, una se posso parola. Dire. Una colpa perdoni, di... Io non so che cosa propongono i candidati del Lazio, non lo so. Sono 11 regioni saperlo. Che dobbiamo riconquistare, dove non abbiamo governato noi. Noi siamo la campagna elettorale la state facendo, perché non ci fate sapere quali sono i vostri programmi? Mi noi perdona. Non lo sappiamo. Mi si perdona. Discute soltanto la Polverini, non la Polverini. Vabbè, mi perdona. O Formigoni. Mi perdona. Di 11, perché voi dite il governo nazionale. Ma le 11 regioni che dobbiamo riconquistare sono 11 governi in cui noi siamo all'opposizione. E tutto quello che è successo ci ha impedito di parlare come opposizione in tutte queste 11 regioni di ciò che in esse è successo. Compreso il caos e che si è espresso, che si è espresso in Puglia, che si è espresso in Campania. Ma le vogliamo dire queste cose oppure lì tutto va bene? Perché in Campania va tutto bene. Se non arrivava Berlusconi che metteva a posto la storia dei rifiuti, eravamo ancora lì, sommersi da una montagna. E vedremo se è a posto. Intanto mi perdoni, dottor Rizzi, per 2 anni a posto è stata. Poi lei potrà fare le sue previsioni apocalittiche. Sono stato a Napoli 10 giorni fa. Com'era la situazione? Complicata, perché c'è una situazione oggettivamente disastrosa della città, e di questo naturalmente non ha colpa il centrodestra, perché noi, non la governa il centrodestra, ma la governa il centrosinistra. Le strade sono una situazione drammatica, però la spazzatura c'è, guardate che la spazzatura c'è. E io temo che il fatto di aver chiuso l'emergenza in quel modo lì, dando la responsabilità alle province, che sono amministrate anche quelle, sappiamo, così. E che dovevano essere abolite, però. E che dovevano essere abolite. Io ho la sensazione, spero di sbagliarmi da italiano, da cittadino, spero di sbagliarmi, ma ho la sensazione che fra un po', se non si interviene di nuovo in modo serio, ci potremmo trovare con un problema. Oh, però, la mia impressione, ve lo dico francamente, è che poi a questo non parlare delle regioni si sia un po' contribuito tutti. Nel senso che tutti dicono, questo caos liste non ci permette di parlare di problemi. E nell'interstizio che c'è stato tra il caos liste e l'esplosione dell'inchiesta di Trani... Ma ce ne sono state tante altre. Si è continuato ogni a parlare giorno di altre, una. Secondo me nessuno vuole parlare delle regioni, perché non appassionano la politica nazionale, non appassionano i giornali, che sono molto più contenti di aprire con le intercettazioni, e temo questo possa riguardare anche gli elettori. Perché la colpa è della politica e dell'informazione, ovviamente, nel senso che noi non siamo riusciti a accendere l'attenzione sugli scontri. La colpa è il mercato, lei lo sa com'è, il mercato, cioè una cosa che ti fa vendere di più, il giornale la dà perché lo fa vendere di più, e non lo possiamo criminalizzare per questo in un momento in cui le vendite vanno giù, io sono molto sincero. Ah, giustamente, lei ha quella responsabilità sull'editoria nell'ambito del governo. Le vendite sono calate, è calata la pubblicità, lo sappiamo tutti. E quindi bisogna forzare i toni. No, tutti quanti tendono con i giornali, ma non solo in Italia, anche all'estero. Secondo me è che la politica che lei non sa ha inserito che parole che c'è d'ora. In America,
perché guardi come è andata con Obama allo stesso modo. Temete l'astensione, visto che lei ha fatto esempi internazionali, in Francia, e Sarkozy, che viene spesso per molte cose paragonato a Berlusconi, ha scontato un fenomeno di disaffezione passiva, che non è andata, non si è tradotto in voti degli avversari, ma semplicemente nel disertare l'urna. Nel modo più assoluto, no. L'astensione viene sempre paventata dai maître à penser che cominciano a dire gli italiani si asterranno, eccetera. Poi, ogni volta, quando si va a votare, gli italiani, che sono intelligenti, smentiscono sempre tutti e raggiungono i livelli più alti in Europa. Secondo lei c'è un rischio astensione? Ma io credo che l'astensione in Italia non raggiungerà le percentuali francesi. Però io su questa storia dell'astensione ho una personale opinione fondata anche sull'analisi dei flussi elettorali di questi anni. Nel nostro paese, da quando c'è questo bipolarismo, che ha qualche pregio e tanti difetti, che ha sicuramente il pregio di aver finalmente creato in questo paese un sistema di alternanza che prima non c'era, ma che ha anche tanti difetti, non ci sono mai stati particolari flussi elettorali da uno schieramento all'altro, ma ciò che ha deciso il risultato elettorale è stato la affezione maggiore o minore dell'elettorato di riferimento dei rispettivi schieramenti. E cioè c'è stata la stagione nella quale l'astensionismo ha colpito gli elettori del centro-sinistra e ha dunque favorito il centro-destra e viceversa. Per cui in Italia, almeno sulla base di queste analisi, l'astensione ha sempre avuto spesso anche un valore politico. Non è una scelta, è la scelta di chi non se la sente di votare quell'altro schieramento, ma manifesta il suo dissenso nel confronto. E che inerzia vedete in questo momento? Io vedo in questo momento una tendenza in una parte dell'elettorato del centrodestra a manifestare il proprio dissenso verso Berlusconi, anche perché noi ancora non rappresentiamo una sufficiente credibile alternativa di governo. Lavoro che stiamo cercando di svolgere a partire da Bersani, da quando abbiamo, da dopo il congresso del Partito Democratico, e c'è la tendenza a manifestare questo dissenso non andando a votare. Questo è lo stato dell'arte a questo punto, tant'è che mi pare di capire che Berlusconi stia cercando, che non mi sembra coinvolga buon aiuto. No, la mia è un'osservazione. La Torre spera, giustamente. No, io spero che vinca il centro-sinistra. Siccome io sono socialista, mi pare abbastanza chiaro. Dal 2006 al 2008, in 2 anni, si sono persi 1.700.000 voti. 1.400.000 persone in più non sono andate a votare e 300.000 tra schede bianche o nulle sono cresciute. Tra le europee... Fu un'elezione serratissima con il record di affluenza degli ultimi 10 anni, quello del 2006. Allora prendiamo le europee. Dalle europee del 2004 alle europee del 2009 si sono persi 3 milioni di voti. 3 milioni di voti. Questo più preoccupa. Se guardiamo le preferenze, scopriamo che Berlusconi, ora non ho a mente le cose, ma mi pare di un paio di milioni di voti. Sono diminuite le preferenze. Dottor Rizzo, c'è la disaffezione verso l'Europa che lei No, c'è disaffezione verso la politica. Nell'Europea io non è un dato francamente verso che la mi sentirei di verso la politica c'è disaffezione. Che sia un momento basso lo dicono tutti, questo non c'è bisogno. Ma io alle elezioni amministrative, alle elezioni amministrative del 2009 alle provinciali, se non ricordo male, il dato provinciali, elezioni provinciali, credo che non si sia arrivati al 50%. Che penso che sia il dato più basso dell'affluenza in Però c'è il neanche dato il delle politiche del 2006, come diceva Enrico. No, 2009. Quando l'elezione 2009. È serrata. Quando l'elezione ogni serrata, voto conta. Quando è politica ogni Basta voto vedere conta. Con quanti voti di distanza è finita. Scusi però, perché fa... La domanda delle 1.000 pistole. No, 1.000 pistole non ne sono in possesso e non le potrei puntare contro Palazzo Chigi, visto... Oh, Palazzo Chigi, io sono buon aiuti, quindi sono fuori da Palazzo Chigi. No, però, a parte gli scherzi, Generazione Italia? Generazione Italia è un'iniziativa del presidente Fini che tutti conosciamo, vediamo come si manifesterà, che cosa verrà. Secondo me, più ci sono idee, più c'è di iniziative, meglio è, ben vengano. Perché se non vengono queste iniziative, dite, è una caserma, cosa che non è mai stata. Se vengono, sono al dissesto. Troviamo sempre una via di mezzo
pacata. Quindi tutti quelli che hanno detto che Berlusconi, e voi avete visto con irritazione la nascita di quella che sembra la corrente di Fini dentro, sono tutte... No. Quindi non c'è da attendersi dopo il voto. No, non ho capito. Non c'è da attendersi dopo il voto una nuova accelerazione di Berlusconi, un rilancio, addirittura una rifondazione del partito. I promotori della libertà. Non seguita da Fini. Allora, i promotori della libertà e poi la sua. I promotori della libertà non sono altro che un modo di galvanizzare attraverso i giovani, attraverso quelli che sono più impegnati politicamente. In una fase in cui si sta andando alle elezioni regionali, che non sono mai delle elezioni che riscuotono il massimo dell'attenzione, come dicevamo.